Lorenzo, adesso spiegami una cosa. Io vedo un mulino, vedo un giardino zen e te vestito da lavoratore. E io vedo in te la voglia di dirmi il tuo parere sulle foto. No, quello non c'entra niente. Abbiamo ricostruito il villaggio nella taglia dove c'era il mostro. Continua. E Eufelmo, dato il suo buon cuore, mi ha assunto per lavorare alle sue dipendenze, ricompensandomi con un sacco di barbabietole. È proprio vero, signor Eufelmo, lei ha un grandissimo cuore. Bolso, non ho capito niente, ma quello ti sfrutta, che buon lavoratore. Poi cos'è sta roba? Cosa devi fare oggi? Non ci sto capendo assolutamente niente. Il solito recinto per gli animali. Cosa c'hai qua? Pasto del bolso, barbabietole interrate. Ma cosa vuol dire, bolso? Te l'ho detto che mi aveva ricompensato bene. Sono un lavoratore fortunato, vero? Inoltre, mi permette di bere nello stesso abbeveratoio delle mucche. Quindi, non dire cose brutte sul suo conto. Eufelmo è veramente un angelo. Cominciamo a lavorare prima che ti faccia diventare concime per le barbabietole. Quindi, con le foche, cosa mi dici? Nella prima chest troveremo appunto il primo craft da fare per il lavoro di oggi. E cosa dobbiamo fare? Ok, l'ordine del craft è questo. Ma cosa dobbiamo fare? Abbiamo polvere. Ok, polvere di fata, tipo roba del genere. Lingotti d'oro, abbiamo piume. Non ci sto capendo molto, bolso. Io spero solo che non sia la solita scammata, perché tutte le volte che ti fa fare qualcosa, 9 volte su 10 non funziona qualcosa, sono dei problemi. Allora, mettiamo qua dentro le cose. Abbiamo da mettere un diamante qui, una piuma, un'altra piuma. Abbiamo la fairy dust, abbiamo gli altri lingotti d'oro. E dovremo creare, signore e signori, delle ali. Bolso. Beh, devo dire che comunque sono carine. Ma, cioè, tipo si aprono? Cioè, volo? Posso... No, vabbè. Bolso, andiamo sul bullino. Raga, forse questo è solo... Eufelmo mi sta sorprendendo, perché alcune volte trova degli arrivi che sono decisamente buoni. Sono buoni. Adesso vediamo se poi funzionano, se si spiattella, perché io lo butto su dal mulino. Poi se il bolso muore non è che mi interessa tanto, però almeno possiamo vedere se le ali si aprono o no. E questa è la cosa importante. Ma se tipo io mi butto di sotto e non si aprono le ali, cioè tu dici che arriva a salvarmi una foca? Allora, l'effetto che fanno queste ali è veramente carino. È tipo un'elytra, ma non che plana come un'elytra. Vedi che alla fine avevo ragione io. Eufelmo è un genio e queste ali ne sono la prova. Bolso, calma l'euforia, le avrà rubate sicuramente a qualche mercante. Andiamo a vedere le prossime, anche perché le ali d'angelo non sono nient'altro che le prime. Abbiamo un sacco di forzieri con un sacco di craft da provare. Signore e signori, ok, molto simile. Abbiamo però, ok, battleboard. Quindi abbiamo il sangue di pipistrello, diamanti, sempre sangue, fairy dust, ok raga. E con questo craft avremo l'oro, ovvero, signore e signori, le ali da pipistrello. Le vogliamo mettere sul bolso, vediamo come vengono. Allora raga, devo dire che sono carine, mi piacciono. Non preferisco tra i due le ali d'angelo, però non sono male, assolutamente. E invece delle foche, cosa mi dici? Anche loro non sono male, vero? Solita testa dal mulino, ti prego, solamente trovami un paio di ali difettose, che se vedo il bolso spiattellarsi dal suolo è una gioia immensa. Oh, che no, belle, raga, belle, belle. Ecco, con l'apertura devo dire che le rivaluto, raga. Mi piacciono. Che bello, da qui sopra si vede anche il fiume dove ieri sono andato a pescare le trote. E mo inizia con le trote, per favore, ti butti giù. Beh raga, sono belle. Cioè raga, se facessi tipo le elytra che si piega sarebbe ancora più bella la cosa, però raga, mi piacciono. Ok, devo dire, allora, preferito sempre quelle d'angelo, perché sono più carine. Però devo dire che anche queste, raga, mi garba. È arrivata l'ora del pasto. Meno male che Eufelmo mi ha dato queste barbabietole crude. Proviamo le prossime ali nel mentre che il bolso si ingozza di barbabietole crude. Lasciamo stare. Mettiamo quelli ingotti, mettiamo che la fairy dust, avremo creato le slime wing. Wings, cioè, scusate. Sembra una falena, cos'è? Sì, sono il farfallone fata delle foto. Solito lancio dal mulino, vi prego, palle, prendete. Perché le palle non l'hanno preso? Il prossimo crafting ci permetterà di creare altre ali, che saranno letteralmente questi. Mettiamo qui i diamanti, mettiamo sulla sacca, mettiamo la fairy dust, eccetera. Le butterfly, no, vi prego, ho già visto il bolso farfallone, ma non le ali da fata. Per favore, perché le ali da fata? Perché le ali da fata? Non me le voglio. La farfalla. Adesso il bolso ha compiuto la sua metamorfosi a farfallone. Vabbè, io intanto mangio le barbabietole, anche se mi viene un po' di mal di stomaco perché sono crude. Però sono bello, vero? Guardiamo le prossime, che si fanno col soffio di drago. Quindi potremmo avere le ali di un drago, forse. Magari, sarebbe bello. Insomma, il bolso non sarebbe bello neanche con le ali di un drago, però... Vediamo. Sì, le ali del drago, signori. Abbiamo le ali del dragone. Adesso vediamo sempre qui verranno. Anche se, vi ripeto, il modello con cui lo proviamo è un bolso. Quindi, cioè, non vi aspettate chissà cosa. Beh, non sono malvagio, non sono male. Anche se devo dire che comunque io preferisco sempre quelle d'angelo. Devo dire che sono ancora le mie preferite.
Vediamo come col salto. Sì, beh. E piove. No, ma insomma, basta con questa pioggia. Mi ero già lavato il mese scorso. Ero ancora abbastanza pulito. Per fare queste prossime ali ci serviranno addirittura gli smeraldi. Mettiamo il diamante qui, mettiamo la feridasta, mettiamo lo smeraldo e anche l'ametista. Signore e signori, abbiamo creato le ali del diavolo. Le ali del diavolo. Fa un po' ali della morte, tipo queste. Fammi vedere come... Vediamo. Belle. Sembra tipo le ali di un corvo. Queste mi piacciono. Raga, queste sono belle belle. Forse queste gareggiano. Oh, raga, forse queste gareggiano con quelle dell'angelo, eh. Sono veramente belle, signori. Queste mi piacciono proprio. No, raga, queste vanno pari pari con l'angelo, eh. Raga, me le metto allo stesso livello, mi piacciono in quel modo. Signori, belle, belle, belle. Le prossime ali si fanno con margherite e tulipani. Io ho paura di vedere cosa verrà fuori, perché sicuramente sarà una cosa ignorantissima. Le ali di fata, vi prego, non ho voglia di vedere il bolso fatato. È brutto in qualsiasi modo, non me lo fate vedere perché poi mi prendo proprio male. Allora, vediamo qua cosa abbiamo. Allora, mettiamo qua, abbiamo le ali. Ragazzi, mi fanno tipo le ali di fuoco, è allucinante. Sarebbe bello. Fire Wings, raga, ali di fuoco. Le prossime mi lasciano in dubbio perché utilizziamo tipo un colorante arancione e una sacca di inchiostro. Ho paura, sinceramente. Le ali della farfalla monarca. Non ho capito. Adesso proviamole, ma ho un po' paura. Vediamo come. È il solito bolso farfallone. Non lo voglio vedere il bolso farfallone. Non mi piace il bolso farfallone, per favore. Non è. Fanno molto fata. Ci crepi? Un po' di invidia, eh. Oh, ma sì, sì, tantissimo. Proviamo le ali di fata. Le ali fatate. Vediamo come. Queste sono bruttissime. Queste sono veramente brutte, raga. Queste non mi piacciono neanche un po'. Questo devo proprio dire che sono proprio brutte. Non sono belle assolutamente, non si capisce niente. Bolso, qua sei proprio dai veramente splendore a quanto tu possa essere totalmente brutto con un tipo di alic del genere. E vediamo un po' come sono tipo quando salta. Vediamo se almeno fa un effetto di... Fa schifo. Non sembra tipo una libellula calpestata e mangiata da una lucertola. Non lo so, non sei bello, Bolso, no. Infine abbiamo le ali di fuoco. Le ali... No, vabbè. Signori, queste sono atomiche. No, vabbè, le ali, tipo ali della fenice. Signori, sono atomiche queste. Queste battono tutti. Signori, signori. Ok, mie ali preferite, raga, queste. Le ali di fuoco sono assolutamente le ali più belle dentro questo pack. Raga, è assurdo. Queste sono veramente... Cioè, siamo passati da provare quelle fatate che facevano vomitare, queste che sono letteralmente atomiche. Ultimo test da questa altezza con queste ali, perché, signore e signori, voglio proprio vedere, o meglio, voglio godere un po' di più queste ali, che sono veramente, veramente belle. Signori, mi piace, ma poi ci dà la possibilità di planare, quindi anche se vogliamo giù da delle altezze, non ci spiattelliamo al suolo. Quanto le palle del mulino! Che dolore! Alla fine il paio difettoso che Felmo ce l'aveva.